Ragazzi, buongiorno. Oggi vi mostro come si fa il mio tiramisù. Andiamo, forza. Per la realizzazione del nostro tiramisù ci occorrono zucchero semolato, 2 torli d'uovo, vanillina, il nostro caffè con l'aggiunta di marsala, savoiardi e poi all'ultimo cacao in polvere. Aggiungiamo nella nostra planetaria lo zucchero, i tuorli d'uovo e la vanillina. Mentre la nostra planetaria sta lavorando, cominciamo a prepararci mascarpone fresco e della panna da montare. Quando i nostri tuorli con lo zucchero hanno ottenuto questa consistenza, allora cominciamo ad aggiungere il nostro mascarpone . Cominciamo a farlo amalgamare con la nostra crema. E dopo aggiungiamo la panna. E aumentiamo di velocità. La nostra crema al mascarpone ha raggiunto questa intensità. Ora andiamo a assemblare il nostro tiramisù. Naturalmente negli ingredienti occorre avere i nostri savoiardi. Ricordo inoltre ai nostri youtuber che gli ingredienti li trovate sulla nostra descrizione. Dopo aver ottenuto la nostra crema, andiamo a comporre il nostro tiramisù. Quindi creiamo il primo strato di savoiardi bevuti nel nostro caffè. Immergiamo e poi sistemiamo nella nostra pirofila. I nostri savoiardi non devono essere molto imbevuti, una leggera immersione e poi sistemazione in pirofila. Quindi abbiamo creato il nostro primo strato uniforme. Adesso crema al mascarpone e sistemiamo il primo strato. Super giù la metà del nostro composto. Cerchiamo di livellare il più possibile. Procediamo con il secondo strato, nel senso orizzontale. Adesso mettiamo il secondo strato di crema. Mettiamo.
e ci aiutiamo con una spatola. È quasi pronto. Ora lo mettiamo in frigo in modo che si rassodi un poco. Sono trascorse circa 3 ore dal nostro assemblamento di tiramisù e abbiamo impiattato il nostro dolce. Abbiamo prima spolverizzato con del cacao amaro in polvere e poi lo abbiamo messo nel piatto. Ecco, questo è il tiramisù, un dolce semplice, buono e facile da realizzare.